Eccoci, eccoci. Vabbè, stanno arrivando tantissimi email, sì, sms. Allora, Raniero Gallo su Facebook. È veramente vergognoso l'arbitraggio di ieri. Ancora. Il gol di Pandev non doveva essere annullato. Il Napoli è maledetto in campionato e va alla grande in Champions. Ti leggo un'altra mail di Dario da Napoli. Sì. Volevo fare i complimenti alla trasmissione, ma soprattutto a Mary per il suo buon gusto nel vestirsi. È sempre Grazie. Bellissima. Ecco qua. Grazie. Bravo Dario. Allora facciamo un applauso al mio stilista, che è lo stilista di alta moda, Fabrizio Crispino. Eccoci, bravo Crispino, però è bravo anche questo ospite che stai per presentare. Più che bravo, io direi. È stato vincitore del programma televisivo Operazione Trionfo, condotto da Miguel Bosé su Italia 1 nel 2003, sì. In cui pensa ha avuto la possibilità di duettare con artisti del calibro di Anastasia e Céline Dion. Ha pubblicato poi un disco nel 2004 con la Warner Music. Ha riscosso un enorme successo anche nei paesi latini. Finalista dell'ultima edizione del Festival di Piedigrotta con il brano Accussì, protagonista del musical Aria di Napoli tenutosi fino a dicembre 2011 al Teatro Trianon di Napoli con la regia di Massimo Abbate, chi più ne ha più ne metta, e con noi a Globuli Azzurri Bruno Cuomo. Eccolo! Bruno, ecco Paolo, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Guardatelo. Non sono così vecchio che. No, ma un'enciclopedia. Ma una carriera ultra decennale. Hai iniziato a 2 anni, Bruno, no, confessa. Vabbè, 10 anni fa, ecco. Stasera ci fai sentire una canzone che. Sì, io ho sentito un po', ho seguito la trasmissione, ecco, dietro le quinte. Sono un grande tifoso del Napoli. Ci vediamo allo stadio. È anche competente. Io posso dire una parola a favore di questa squadra? Il problema di questa società oggi non è tanto una squadra competitiva, ma una rosa competitiva. Perché se adesso noi valutiamo che nelle prossime partite sono il 5, il 9, il 13, il 17 e il 21, cioè ogni 4 giorni. Sì. Cioè qua l'Inter, il Milan, non hanno solo forse il Milan sta come noi. Sì. Il problema è questo. Il problema del Napoli non è tanto l'episodio dell'arbitro che è importante, se Cavani quella volta... Bruno, però io dialogo con te, ma che noi stavamo in avanti in Coppa dei Campioni lo sapevamo. Ma tu te l'aspettavi? Che noi stavamo andando... No, ma stavamo andando avanti in Coppa Italia, lo sapevamo. Perciò si chiamano questo periodo di riparazione gennaio. Non lo so, però... Si sono rinforzate 4... tutte le altre squadre. Ah, questa è una polemica. No, è un realismo. Una piccola polemica. Questo è vero. Se gioco su più fronti... Dobbiamo aspettare che Vargas si svegli. È bravo Vargas. È bravo Vargas. Bravo. Sì. Sarà un grande gioiello, però anche qui, se ci dobbiamo comprare il cappotto, lo dobbiamo usare d'inverno, non in prospettiva dell'estate. Ah, questo va bene. Va bene. Allora, Cuomo, lo so, Margherita non le parla applauso timidamente. Bravo, lo so. Cuomo, il titolo della canzone. Guarda, proprio più di questa ho scelto la canzone. Vola. Vola più in Vola alto che Napoli, puoi. Grazie, Bruno. Bruno grazie. Cuomo. Sto aspettando da mai, se quel bambino cattivo che tira le frecce, sei un criminale lo sai, quando colpisci che fai, mi togli il fiato, bene arriva tuo amore, non mi aspettavo che restassi dentro di me come una chiave spezzata nel centro dell'anima. Ma questa volta vero aiuto non chiederò, perché c'è tante, perché è importante, perché questa storia che questa storia vale man mano che sale, mi sembra incredibile toccare il cielo laggiù,
che fare se bere affogare. Che rompiscatole sei, giura che non te ne vai, perché fa bene. Perché questa storia vola fino alto più su, perché è una storia impossibile, perché la storia sei tu, perché questa storia vale, man mano che sale, mi sembra incredibile, toccare il cielo qua giù. Facciamo venire appena andiamo in semifinale o in finale come opinionista. Grazie. Poi ci regalerai una canzone. Grazie. Anche perché hai fatto ballare anche la nostra segretaria di edizione, Maria. Va bene. Allora ringraziamo ancora una volta il nostro bravo Bruno Cuomo. Forza Napoli, ragazzi.